Questa è una stazione meteotattica, TACMET, ha praticamente tutti i sensori atti alla visualizzazione delle condizioni meteo sul posto, cioè dove è installata. Possiamo vedere in cima c'è l'anemometro, quelle tre palette che girano, più velocemente girano più forte è il vento. Abbiamo la banderuola che indica invece la direzione del vento. Un pluviometro, quella specie di imbuto, non fa altro che misurare invece la quantità di precipitazioni nel luogo. Questo qui invece bianco è un sensore temperatura e umidità. Qui abbiamo un visibilimetro, apparato che serve a determinare la visibilità del posto. Un nefoipsometro che ha un raggio laser all'interno che parte e serve a calcolare l'altezza della base delle nubi. A seconda di quanto tempo questo laser impiega a salire su, toccare sotto la base delle nubi e tornare indietro, si determina l'altezza delle nubi. Quello invece è un sensore che serve a misurare le scariche elettriche. Praticamente nel raggio di 50 km, quindi per un diametro di 100 km, misura la quantità di scariche elettriche che avvengono.